che per esempio in rete, no, potete trovare informazioni, come diceva prima, l'olio di palma sostenibile e capire che cosa si intende per sostenibile. La domanda che circola è: ma esiste davvero un olio di palma sostenibile? Dobbiamo dire una cosa per informare le persone: questa campagna è stata finanziata dai grandi produttori Nestlé, Ferrero, Unilever, che usano l'olio di palma, quindi questo va detto. Certo. Il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia comunicativa sulla rete e che cosa ha fatto? Ha pensato di fare, di copiare interamente il sito dell'olio di palma sostenibile, di replicarlo in maniera uguale, però olio di palma, chiamandolo olio di palma insostenibile. E punto per punto, lo vedete, sono identici, punto per punto controbatte all'olio di palma sostenibile. Quindi chi si vuole fare un'idea più o meno lucida, senza pregiudizi, si va a vedere un sito o l'altro. Adesso noi ci vogliamo fare un'idea con Martelli, esatto. Perché secondo voi, 5 Stelle, l'olio di palma è insostenibile? Voi avete addirittura proposto, se non ricordo male, di mettere sulle etichette nuoce alla salute, così come si fa con i pacchetti di sigarette, sbaglio? Sì, beh, in realtà io ho fatto anche di peggio, nel senso che nella mia disegno di legge è vietato l'olio di palma in qualunque preparazione alimentare o non alimentare. In assoluto. Esattamente. Vietato. Perché? Perché per voi fa male e basta, non si discute. Ma io non lo ridurrei solamente al fa male. Vedi, allora, la prima osservazione che faccio è, lei dice, siccome già io prendo dei grassi saturi che mi fanno male, se ne prendo un po' dall'olio di palma bifrazionato va bene lo stesso, no? Allora, a parte che l'olio di palma come materia grassa è un nutriente che porta solo calorie, mentre invece se io lo prendo come parte di un altro nutriente, che so, la bistecca, io non sono un fan della carne, la bistecca comunque è aggregato ad altri nutrienti fondamentali per il corpo, quindi non posso metterli sullo stesso piano. Sì. Però il discorso generale è, quando io assumo qualche cosa, che sia un cibo, che sia un detersivo, perché l'olio di palma come materia grassa entra anche nei saponi, per esempio, io devo ricordarmi da dove arriva quell'oggetto, non solo quando mi passa davanti. Allora, che cosa c'è dietro questa sostenibilità? Sostenibilità è l'aggettivo che viene utilizzato per dire qualche cosa che è compatibile con l'ambiente circostante. Sì. Allora, e voi dite che non è così. Non è che lo diciamo noi. Allora, la palma da olio, l'Elais guineensis, viene dalla Guinea, dalla foresta pluviale dell'Africa. Attualmente il suo luogo di coltivazione è la foresta pluviale dell'Indonesia, nella fascia equatoriale. Sì. Quindi già è una pianta che è stata portata da un'altra parte. Facendo cosa? Distruggendo l'ecosistema. Ma quindi voi ne fate però una questione ambientale, noi ne facciamo, cioè, una questione sistemica della natura. Perché fa male alla salute direttamente, ma fa male alla salute indirettamente, perché tutto l'inquinamento a livello planetario che si porta dietro l'olio di palma è colossale. Lei pensi che nel mondo vengono movimentati 42 milioni di tonnellate di questa materia grassa. Il danno è così grave che nel 2030 in Indonesia su 100 alberi ne resteranno 2. Lei immagini se in Italia noi tagliassimo in 100 alberi 98, cosa sarebbe, allora, dell'Italia? E questa è la sostenibilità di cui parlano loro. Questo oggettivamente è un problema, però quello che ci sta più a cuore è la nostra salute.